girone di andata fra l'Atletico Belvedere e l'Heracles di Policoro, gara che ricordiamo è terminata col punteggio di 6-2. Uno dei protagonisti della gara è ai nostri microfoni, Alves Batata. Un'esperienza bella questa a Belvedere che vi sta vedendo protagonisti. Sì, sì, la prima cosa è complimenti a tutta la nostra squadra. Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra lì di classifica sempre tra le prime. E oggi dimostrato in campo con la intensità, con la cattiveria, nosso lavoro che facciamo ogni giorno con mister, oggi è visto in campo. E qui da Belvedere io sono contentissimo. Io ho passato in 3-4 squadre, ma qua mi ho trovato tutto bene. Una città carina, bellissima. E della squadra non c'è niente da dire. Quindi un Belvedere che non si accontenta di una seconda posizione, ma che punta tranquillamente in alto, può puntare in alto anche grazie a Batata Alves e al capitano Schurz, no, che stasera è stato veramente fantastico come tutti voi. No, dico sì, sempre puntiamo più alto possibile, però questo è un lavoro di tutta la squadra, non solo mio, di Schurz, di Tres, comunque di tutte le squadre, delle staff. È un complimento a tutti. Sì, un risultato ovviamente quindi condivisibile con tutta quanta la squadra, molto umile e partecipe appunto a questi risultati. E non ci resta che concludere con gli auguri, se vuoi fare anche in portoghese a tutti quelli che ti seguono. Le nostre, commentavamo prima, le nostre telecronache, i nostri servizi sono seguiti principalmente all'estero, quindi vuol dire che i vostri parenti e amici vi seguono molto. Sicuro, quindi sì. Un messaggio di auguri a chi ci segue dall'estero e a chi ci segue dall'Italia. Sì, la prima cosa io dico in portoghese un Feliz Natal e un grande anno nuovo per tutti là no Brasil. E da noi un buon Natale a tutti e speriamo sempre questo tifo meraviglioso qua. Grazie, alla prossima, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Abbiamo sentito un protagonista della gara e adesso concludiamo con uno dei protagonisti al di fuori del campo, almeno durante le partite, mister Cipolla. Ancora una pregevole vittoria che vale un'ottima posizione in classifica. È ancora la seconda, ma stavolta a pari punti con il Vertice. Bilancio della gara e anche del proseguo di campionato. Sì, è stata. Sapevamo che loro erano un po' corti come rotazioni, quindi avevo preparato una gara aggressiva con 8 uomini e io ho la possibilità di ruotarne 7-8, quindi avevo pensato di stancarli un po' dal punto di vista difensivo quando non avevamo la palla. E avevo chiesto ai ragazzi un po' di pazienza nella fase di possesso perché sapevo che loro ci avrebbero fatto giocare solo a noi, e così è stato. Siamo stati bravi perché poi abbiamo fatto gol nel momento giusto e ho la fortuna di avere in squadra giocatori come Schurz, che in un momento dove magari la partita sembra un po' di stanca lui inventa la giocata e mi fa andare avanti. E poi ho la fortuna di avere giovani come Spinelli, Sciano, Lucas, che mi danno la possibilità di far riposare i primi. La partita è stata una partita abbastanza facile, ma facile perché la siamo stati noi bravi a renderla facile, perché in questa categoria non ci sono gare facili. Questa squadra aveva comunque 19 punti e se oggi avesse vinto con noi aveva insomma qualche ambizione per andare in Final Eight, quindi siamo noi che la facciamo facile o difficile. Siamo contenti perché siamo ritornati a vincere già da due partite sul nostro campo, dove insomma si costruiscono poi i campionati, e adesso la classifica è ancora più bella, ma comunque non dobbiamo, secondo me, guardarla troppo, perché poi sennò rischiamo di avere un po' le vertigini. Dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo, ricordarci che siamo una matricola che sta facendo bene, sta facendo divertire la dirigenza e i tifosi, e dobbiamo continuare ad essere umili perché in questo campionato, come ti dicevo prima, non ci sono partite facili e la buccia di banana è sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quello della Final Eight di Coppa Italia, che è un obiettivo era ambizioso ed è importante. E vogliamo continuare a stare su con le prime fino alla fine. Il presidente mi ha regalato un altro giocatore che è arrivato al posto di Ghigno, che oggi è andato in gol, Bavaresco, e quindi secondo me, se sono bravo a gestire gli infortuni e i minutaggi, riusciamo a stare con le prime 3-4 squadre fino alla fine e poi vediamo cosa succederà. Abbiamo parlato anche noi in cronaca di questi acquisti dell'ultima fase. Se torniamo anche un po' indietro al 1° dicembre, questa ufficializzazione del nuovo portiere e anche il reparto difensivo con la maggiore tranquillità data appunto dal portiere ha aiutato a mantenere il risultato in alcuni frangenti, porta che abbiamo detto in due occasioni, una su una carambola, quindi
diciamo che il ruolo del portiere quest'oggi è stato veramente determinante, oltre ai meriti di tutti gli altri. Sì, Taibbi è un grandissimo portiere, ma altrettanto grandissimo era Gabriel che avevamo prima noi, la Rocca, e il problema era che avevamo perso un po' di fiducia noi nei confronti suoi e lui nei nostri confronti. Cioè, sembrava che ogni pallone che insomma viaggiava nella nostra area di rigore potesse finire in porta, ma parliamo di due grandissimi portieri, quindi non, certamente Taibbi ha forse qualcosa in più dal punto di vista della presenza. Hai visto come va a parare con le punizioni, insomma va con il petto, c'ha più forza fisica, quindi è più presente, ma Gabriel è un ragazzo che io ricordo con grandissimo rispetto, perché con lui abbiamo vinto un campionato di Serie B, quindi dobbiamo sempre avere rispetto per i giocatori che hanno portato il Belvedere a questo livello. Bene, grazie mister, ovviamente anche da parte sua gli auguri, li ha fatti Badat Alves ed è giusto che li faccia anche lei, però a lei chiediamo gli auguri per la Befana. Cosa porterà la Befana? Allora, innanzitutto vi ringrazio per il lavoro che fate e faccio gli auguri a voi, a chi ci segue, al pubblico che è un pubblico fantastico e che si merita queste giornate. La Befana ci porta che abbiamo un derby con il Catanzaro che va assolutamente preparato bene, perché verranno qui con tanti ex anche loro e vorranno vincere la partita, però stiamo dimostrando che qui a Belvedere insomma non si passeggia più, e quindi la Befana ci porterà questa grande sfida ben preparata con tutti gli effettivi al completo, che speriamo insomma siano altri 3 punti. Bene, grazie mister, e anche a lei buon proseguo di campionato. Grazie. E buone feste. Grazie.